4.08 di mattina, partenza intelligente, si torna da Basilea a casa, a Lugano. Mi sono dimenticato spazzolino e lo vado a chiedere in reception e si inizia la conclusione di una settimana pazzesca. E come ogni hotel svizzero che si rispetta, la qualità del cibo, soprattutto del render, risotto e tanta roba. Review. Gli ho chiesto all'hotel di prepararmi una dieta, una colazione abbastanza salutare. Mi hanno fatto pane e torrone, secondo me. E senti il torrone, quello là morbido che si mangia a Natale? Credo che sia quello. Vabbè, meglio di niente. One eternity later. Ce l'ho fatta finalmente ad arrivare a casa. Allora, andiamo a vedere un po' quello che è successo questa settimana. Siamo in chiusura della settimana ed effettivamente è stato un processo, quello che abbiamo visto, molto molto complesso a livello di struttura del mercato. Nel frattempo che ci siamo lasciati da una settimana all'altra, è scoppiata una crisi mondiale per quanto riguarda le tensioni che già c'erano. Russia, Ucraina, e ci siamo ritrovati nel bel mezzo. Per me sarà veramente fondamentale andare a raccontare una situazione di mercato che capita poche volte nella nostra carriera. Fortunatamente, sennò saremmo sempre a parlare di guerre. Non è così, fortunatamente direi, però è una situazione che sporadicamente può capitare. Questa è chiaro che, a differenza di tante altre guerre, è una guerra che è un po' più sentita perché è nel cuore dell'Europa, o comunque insomma coinvolge anche l'Europa e i paesi della NATO, e fa quindi assolutamente crea quindi un contesto totalmente differente. Ed è bello raccontare situazioni del genere per farvi capire che il trading, quello che facciamo, è qualcosa che ha talmente tante sfumature e sfaccettature che non potete sentirvi arrivati, non potete sentirvi a posto, ecco, quando magari avete delle situazioni di profitto che magari sono anche solide e che possono essere anche interpretate come ok, sono a posto, sono arrivato dove dovevo arrivare. Assolutamente no. Ecco, io quello che sto raccontando è un trade che sinceramente non sono fiero di portare avanti in questo modo. È un trade che si è sviluppato in un modo che non pensavo. È un trade che però continuerò a raccontare per quello che è, perché è quello che continuerò a fare. Come ho detto più volte, più il mercato si è sviluppato nella sua discesa, più per me è diventato strainteressante. Quello che purtroppo mi sono trovato a gestire è il rumore derivante dalle news. Ma per farvi capire perché dico rumore e perché dico complessità, per forza di cose devo farvi vedere quello che è successo ieri e quello che magari continuerà a succedere nei giorni che seguiranno. Però, allora, questo è l'S&P, sono 9.07, sto registrando, è irreale. Questo è l'S&P, il nostro amico S&P. Tra l'altro siamo in apertura della sessione europea e già sta ritracciando un pochino. Chiaramente i listini europei in tutto ciò hanno avuto assolutamente molta più pressione. Perché? Perché parliamo ovviamente di listini che rappresentano paesi vicini a quella che è la crisi. L'America, per quanto comunque sia direttamente interessata, è meno interessata. Primo perché ieri Biden dice noi non manderemo truppe. Eventualmente le sanzioni saranno amministrative diciamo economiche, finanziarie. Due, perché
appunto se l'Europa sarà principalmente interessata, visto la vicinanza, se l'investitore medio toglie denaro in Europa, la va a mettere dove c'è, se la deve mettere da qualche parte, dove c'è meno problemi. Dove ci sono, anzi, scusate, meno problemi, dove c'è meno preoccupazione, magari l'America. Perché dico questo? Ieri l'S&P perdeva esattamente, ed è, questo è stato il giorno del crash relativo, perché appunto non è stato un crash, durante la notte durante la quale appunto alle 4 di mattina viene annunciata l'inizio del conflitto, insomma. E nella sua parte più bassa a livello di prezzo, l'S&P perdeva il 2,5 quasi, 2,4%. Ok, bene. 4.101,75 lo potete vedere qui sotto, è stato il prezzo minimo toccato dall'S&P. Durante la giornata, l'S&P che cosa fa? Non solo recupera la strada fatta durante la notte, andando a ritrovarsi, ve lo segno, con questo riquadro. Questo era il prezzo, la zona di chiusura prima dell'annuncio della guerra. Ecco, qua nel pomeriggio è andato a coprire il prezzo di chiusura, ma addirittura cosa fa? Fa di più e comincia a salire chiudendo ad un 1,5 quasi percentuale di profitto il giorno stesso in cui viene dichiarata una guerra. L'oscillazione, tra l'altro, tra il minimo e il massimo di giornata è di 190 punti più o meno, quasi 200 punti. Considerate che 200 punti con un mini S&P, sono 10.000 dollari. Solo con un mini S&P, solo ed unicamente con una giornata, una sessione. È un mercato, ecco, dovete capire questo, ragazzi, è un mercato non da pro, da pro pro. Non è un mercato per tutti, quello di questi giorni. Io consiglio di non operare in questi giorni se si è all'inizio, se si ha un capitale piccolo, se non si può decidere di rischiare di più. Non, appunto, non vado fiero. Questi forse dovrebbero essere contenuti da non pubblicare, ok? Perché solo su questo conto sto perdendo 61.000 dollari. Dovrei forse non pubblicarli questi contenuti perché possono essere appunto fuorvianti. Ma non funziona così per me, perché appunto vi ritroverete un giorno in una situazione del genere e magari ci perdiamo adesso, magari preferirete scegliere altre strade, spero di no, ma almeno un giorno quando vi ritroverete in queste situazioni avrete da parte mia quella pulce nell'orecchio che dice cavolo, effettivamente aveva ragione. Quindi adesso dovete capire che questo è un mercato da non tradare per chi è un beginner, per chi ha appena iniziato, per chi è la prima volta che si trova in queste situazioni. E veramente da prendere con le pinze, ok? Perché non è un mercato semplice. Insomma, ragazzi, un'oscillazione di 190 punti non si vede quasi mai. Difficile raccontare sessioni del genere, cioè nemmeno io me l'aspettavo. Io ieri mi aspettavo una giornata in cui effettivamente la pressione ribassista si faceva sentire. Anche per me è stata una sorpresa, per quanto io ne abbia viste di situazioni particolari. Quindi, ragazzi, questa è la situazione in questo momento, 9:12, apertura degli europei. Guardiamo, già che la pressione ribassista comincia ad avere la meglio, vedete già che comincia a ritracciare. Potrebbe essere questa una sessione stessa dove appunto si ritraccia e si va a riprendere nuovamente la strada fatta. È un mercato veramente complesso. Ci possiamo trovare sui massimi, possiamo ritrovarci di nuovo sui minimi. Vorrò analizzare la sessione stessa, lo faremo insieme e quindi ci riaggiorniamo dopo. Mentre qua abbiamo i ragazzi che lavorano, che mi sono venuti a trovare. Andiamo a vedere un po' la situazione. Lago, come al solito, sempre wonderful, sono quasi le 6 e chiaramente insomma, che dire? Vabbè, tralasciando ogni chiave. Allora, andiamo a vedere un po' cosa sta succedendo. Ed è absolutely crazy what is going on. Eccolo qua. Mercato che sta assolutamente risalendo, sto controllando un po' la mia posizione anche sull'account long term. Sono sotto, vediamo se riesco a mettere il focus. Ce la possiamo fare, ragazzi? Di 59.000 dollari su questo conto. Sono sotto totale di un'ottantina di mila dollari.
però ecco, questo è quello che sta succedendo da ieri. Giorno, non so perché fa così, giorno dove è stata dichiarata guerra all'Ucraina, ieri mattina, e dove si trova ora il mercato. Absolute crazy, assolutamente una follia. Quindi ragazzi, questo è quanto. Abbiamo chiuso la settimana, mancano ancora chiaramente 4 ore e non possiamo sapere dove libera il mercato. Però è stata una settimana che ci ha fatto capire ancora di più quanto siano complessi i mercati, quanto siano complessi determinati momenti di mercato, soprattutto come questo, dove niente è assolutamente deve essere dato per scontato. E questa è, continua a essere la mia situazione sull'S&P in un momento di guerra. Ancora non è finita.